FVG Tech, la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qui con una nuova puntata di FVG Tech. Oggi un ospite che ci parlerà del mondo digitale sotto una veste un po' particolare. Sto parlando di Germano Milit, posso dire anche noto perché sui social sei così? Allora, tu sei un giornalista professionista esperto di digital marketing, posso dire anche di tutto quello che sono le nuove tecnologie dell'informazione. Ti ho voluto qui, allora innanzitutto benvenuto e ti saluto anche da parte di tutta la nostra redazione. Grazie, grazie a te Gabriele, grazie a voi per il grandissimo invito. Allora, ti ho voluto qui perché oggi vorrei parlare di questo strano cortocircuito che c'è nel mondo digitale italiano che fa percepire una spinta notevole delle start-up, della tecnologia, dell'evoluzione, quindi perché in Italia il digitale decolla, però pare decolli solo sui giornali. Sui giornali leggiamo di grandi rivoluzioni, di decine di nuovi Steve Jobs, di garage magici sparsi per tutta Italia. Poi quali sono le altre parole chiave che usano gli articoli? Lo studente nella sua cameretta che inventa il database. Perché in Italia il digitale decolla solo sulle pagine dei giornali? Beh, in realtà decolla sulle pagine dei giornali, sui siti web, in radio, in TV, quelle poche volte se ne parla, e noi siamo un po', perché siamo un po' vittime dello storytelling totale, diciamo io, no? Dello storytelling perpetuo, che per forza di cose poi diventa una realtà parallela, si scolla. Noi siamo molto innamorati del raccontarci che siamo bravi, che siamo belli nell'ecosistema startup. È un sistema che soffre di quello che io definirei di buonismo comunicativo, perché non voglio parlare proprio di approccio marchettaro, e con le inchieste che abbiamo portato avanti sul giornale, sul mio giornale, su Young, dove abbiamo cercato di far luce su alcune diciamo discrepanze tra quello che veniva detto e ciò che era reale nel settore, si è percepita in maniera lampante proprio la necessità di organi di informazione e esperti di settore che finalmente avesse un approccio anche un po' più orientato al fact-checking, no? Quindi a controllare quello che lo start-upper di turno, anche in buona fede, perché c'è tanta gente in buonissima fede. Ogni start-upper crede di avere l'idea geniale del momento, lui come se stesso. Esatto, e quello che dico io, ho imparato io sulla mia pelle qualche anno fa, quando ho iniziato nel 2012 a cercare di fare start-up, e a lanciare la prima campagna di crowdfunding, quando il crowdfunding non era ancora una buzzword diventata, insomma, no, di dominio pubblico, e che se la tua idea non l'ha avuta nessuno, al 99% è perché è un'idea che non funziona. Quindi, la prima volta qualcuno già funziona. Quando qualcuno viene e fa, noi se la facciamo solo noi, dicono va bene, male, perché è molto, molto improbabile che tu sia il nuovo Mark Zuckerberg, che tu sia il nuovo Bill Gates. Non è necessario che tu sia il nuovo Bill Gates, soprattutto, o che tu sia il nuovo Zuckerberg, cioè il livello, possiamo scendere, diciamo, con il livello di ambizione tranquillamente. Non c'è bisogno di inventare il nuovo Facebook o di inventare il nuovo Google, per forza. Beh, i nuovi Facebook ne abbiamo visti nascere almeno uno ogni 6 mesi, mi pare, no? Ma porta pure sfiga, voglio dire, quando ci dicono il nuovo Google, lo Zuckerberg italiano, voglio dire, questi accostamenti un po', come dire, arditi, portano anche male. Sai, è un po' quel fenomeno che c'è sui giovani calciatori che a 19 anni fanno una stagione buona e sono i nuovi Maradona, no? I nuovi Ronaldo. Poi in Friuli sono dei nuovi Zico, ad esempio. Spesso li bruci perché crei un hype, come dicono i figli, crei un'aspettativa troppo alta, e sull'azienda e sulla persona che guida l'azienda, e alla fine quelle aspettative poi non vengono deluse, non vengono osservate, anzi vengono deluse. E chi lavora in quell'azienda non lavora sereno, perché è mediaticamente troppo sovraesposto. È il fenomeno che io chiamo del vestito buono, no? Se devono vederci tutti, se dobbiamo fare una convention davanti a 1 milione di persone, dobbiamo essere preparati, non improvvisati. Altrimenti, anche se ci sono delle sbavature e ci vedono in tanti, come successe nel caso appunto dello Zuckerberg italiano, l'eccessiva esposizione mediatica ci porta poi magari a qualcuno che si fa qualche domanda, no? Dice, aspetta un attimo, ma è proprio tutto vero quello che stanno dicendo su questo ragazzo e su questa azienda? Ma magari andiamoci a vedere una misura.
andiamoci a controllare un bilancio. Dai. Certo, diciamo che fino a qui sei stato chiarissimo, adesso entrerei proprio nel cuore del metodo che utilizzi tu, anche per capire se una cosa è reale, quanto è reale, se funziona, se non funziona, quindi direi che ci siamo quasi. Nella pratica delle cose, noi leggiamo sui giornali delle notizie sempre molto scoppiettanti. A me pare, e non vorrei essere cattivo con diversi amici giornalisti che ho, ma si sa, la stampa, soprattutto quella generalista, è vorace di notizie velocissime. Più sono grosse e più sono simpatiche a quelli generalisti. È chiaro che, le riviste, le trasmissioni o tutti i media più tecnici, prima di pubblicare il copia e incolla, il comunicato stampa, di solito fanno dei controlli, quindi finora abbiamo avuto i nuovi Steve Jobs, i nuovi Mark Montezucchero, avendolo nominato, sai che questo video su Facebook, su Frexkenburg, probabilmente sarà mandato in fondo, però chi se ne frega, noi siamo in TV. Dopo cosa abbiamo avuto? Il nuovo Facebook, di nuovo nominato, abbiamo avuto insomma il nuovo, un po' di tutto. Di solito a me quando nel lavoro che faccio mi propongono queste idee fantasmagoriche, sono così. Ti propongo un'idea, grazie al nuovo Facebook. Ma meglio, di solito c'è sempre il ma meglio. Quando tu vedi tutti questi queste mega startup che sembra che siano per rivoluzionare il mondo e soprattutto quasi da sole portare fuori dal guado economico l'Italia, no? Arrivano questi, salvano tutti. Qual è l'approccio che hai e come ti muovi per capire fin dove è la buona idea che spinge e dove entra in campo un buon ufficio stampa con uno storytelling bello spesso? Sì, allora io diciamo, credo che ogni buon giornalista, allora, solitamente quando, primo punto, ci sono due motivazioni fondamentalmente che portano alla pubblicazione di un articolo. La prima è banalmente quella che ti pagano, quindi su alcuni giornali paghi 5.000 euro e ti compri le pagine. C'è scritto in piccolo, però in alto a sinistra o in basso a destra c'è scritto pubblico nazionale, che per gli amici a casa significa che quella intervista Azienda informa c'è anche in certi. È stata pagata, esatto, se ne informa, varie diciture che dovrebbero farci capire in maniera più o meno trasparente che quello è un contenuto a pagamento, e ci sta, voglio dire, va bene pure. L'importante è specificare, no? Dividere che è un messaggio, far capire che è un messaggio promozionale. L'altro motivo è la notiziabilità, come si dice in gergo, cioè questa roba quanto può tirare, quante visite può fare, quanto buzz può creare. Allora è chiaro che, torno a ripetere, quando parlo del nuovo Facebook, del nuovo Zuckerberg, sì, rischio qualche pernacchia da parte degli addetti ai lavori e di quelli un po' più attenti, no? Un po' più rompiscatole come noi, però la massa è tendenzialmente condivide e rimane, almeno in un primo momento, estasiata. E quindi la notizia deve fare notizia. Ci sono poi adesso tutta una serie di parole chiave, di keyword, tipo machine learning, intelligenza artificiale, blockchain, no? Una dietro l'altra, e sembra che insomma, hai già creato qualcosa di nuovo, in realtà stai solo riciclando, sei una specie di produttore automatico di parole chiave, di parole virali, ma poi di sostanza c'è poco. Personalmente io credo che ogni giornalista dovrebbe parlare di ciò che conosce molto bene, no? Altrimenti rischia di semplificare o addirittura di mistificare, fuorviare quello che va a raccontare, la realtà Ma che è va a... giusto che un giornale generalista, letto da persone di qualsiasi tipo, parli di digitale o è lì il problema? Secondo me è anche giustissimo e bello perché alfabetizzi chi è abituato a leggere un giornale non verticale, come se fosse uno specialistico, a patto che però l'informazione sia fatta da uno specialista, da qualcuno che è bravo ed è competente in quella determinata materia. Io personalmente non lavoro mai da solo. Quando faccio le inchieste, ho un piccolo team di altri professionisti che mi aiuta nel confronto, quindi confronto legale, confronto finanziario, confronto sulla parte finanziaria, sulla parte patrimoniale, quindi confronto sulla parte di impresa. Io sono un giornalista che da 10 anni si appassiona ai temi della comunicazione digitale e dell'imprenditoria innovativa, quindi sono dentro solamente al tema, però sai, su elementi, aspetti più tecnici, l'aiuto di un commercialista, di un fiscalista esperto in startup innovative o di un altro imprenditore che magari è la sua sesta startup, no? Quindi ha un'esperienza a livello di rapporto con i fondi, di pitching, di business planning, può sicuramente aiutare tantissimo. Quindi sicuramente il mio lavoro è frutto di un confronto con un team.
di lavoro e anche il lavoro di debugging che abbiamo fatto, con, insomma, come tu avrai, hai letto, noi poi ci siamo incontrati Alcune per startup in corso, alcuni personaggi in corso sì. famosi in questo momento, sì. Esatto, al mondo, al cosiddetto ecosistema startup, è un lavoro che nasce da un confronto, insomma, collettivo, non da un'unica testa. E cosa più importante, e devo dire io più figa, più interessante, più bella, è che le inchieste nate online sono tutte collettive. Quindi ti arriva la soffiata, ti arriva il documento, molte volte a me le visure mi arrivano direttamente in posta, mi arriva la visura, quindi non devo neanche scaricarla io, mi arriva la visura direttamente aggiornata in posta, poi ovviamente faccio una verifica, un confronto, mi arrivano il business plan con tanto di commento tecnico sulle cose strane. Quindi si fa quella che Fai un viene po' da definita collettore, diciamo così. unione di cervelli, no? Sono 100 cervelli, quindi c'è quell'ex socio, l'ex cliente, poi dopo che succede? Seconda fase, esci con gli anticipi. Io perché faccio le anticipazioni? Le anticipazioni servono per raccogliere testimonianze e per raccogliere altri dati da verificare, no? Quindi io dico, domani imparerò di Gabriele, nei prossimi giorni mi approfondirò sulla Mi fa startup. un... Io mi chiamo Gabriele De Rossi, se serve qualche... Esatto. Gabriele Rossi, se hai fatto qualche maraghella, capita quasi sicuramente che la gente poi mi contatta e mi dice: a proposito, lo sai che io molte volte scopro dei dettagli che in realtà non avevo considerato perché mi vengono, sai, forniti da altre fonti. Allora, chiudo questo blocco facendoti questa domanda al quale forse non risponderemo nemmeno, che è, ma nell'era di internet, ma come cavolo fanno certi personaggi a pensare che le cose non saltino fuori? Guarda, io penso prima di tutto che sono persone che hanno un mindset, come si dicono sempre quelli fighi, quindi un approccio mentale e un modo di ragionare diverso dal nostro. Cioè, sono quelle persone che dicono: vabbè, io ci provo, andiamo avanti. Spesso poi che succede? Che le bugie hanno le gambe corte, è vero, ma le braccia lunghe, dico io. Che vuol dire? Vuol dire che ti abbracciano in maniera sempre più stretta, ti coinvolgono in un vortice di bugie una dietro l'altra, e quindi una volta che hai detto la prima, ti attacchi al collo tutta una serie di altre bugie che devi dire per andare avanti ed entri in un circolo dal quale poi è difficile uscire. Pensiamo anche al caso di un personaggio famoso, no? Che è Oscar Giannino. C'è Oscar Giannino, che è una persona che io stimo, che è preparatissima, sicuramente molto più preparato di tanti laureati in economia, eppure lui per anni si è portato dietro questa. E uno dice: ma come fai? Ti candidi, quindi ti esponi, no? Molto pubblicamente. Non sai, dice: vabbè, io tanto lavoro in provincia, su un piccolo, non esco fuori, chi lo scoprirà mai che non è vero che sono laureato, che ho preso il master a Chicago? Ma come fai a pensare? Eppure uno ci spera, lo Ma pensa. magari Quindi, si dimentica una cosa che hanno fatto in passato? guarda, le bugie hanno anche un'altra brutta cosa, che se te le ripeti, non è vero che è solo agli altri, se ripeti a te stesso una storia inventata su di te per anni, il cervello ti inganna e si convince che quella storia è vera, che tu effettivamente sei laureato, hai preso il master a Chicago, sto estremizzando. Ma per bugie più piccoline tu ti autoconvinci, quindi ti crei il personaggio. Credo si vada anche un po' nella patologia mentale. Queste persone, se tu vedi, sono tutte egomaniache, sono persone che hanno un narcisismo patologico, cioè per loro è più forte il desiderio di stare al centro che la paura, al centro dell'attenzione, che la paura di essere poi sgamati e di perdere la faccia. Cioè, da supererego a supereroi praticamente, invincibili. A super sole, poi alla Da fine si vede, supersole. Ascolta, beh. stiamo facendo una fotografia digitale italiano veramente pessima. Allora, in realtà ci sono anche dei buoni esempi, ci sono delle trasmissioni TV importantissime come la mia. No, allora, al di là delle battute, delle tecnologie nate in Italia, voglio dire, abbiamo sempre avuto Olivetti agli inizi, che è stato quasi l'inventore del computer, no? Diciamo, se vogliamo così cavalcare un po' l'onda. Oggi ci sono realtà come, che ne so, Spreaker, che ha comunque un'anima abbastanza italiana, se non italiana del tutto. Ci sono tante cose utilizzate nel mondo e italiana. Abbiamo PostSpeaker, che sono stati anche nostri ospiti, e abbiamo tanti esempi. Perché c'è, secondo te, bisogno di vivere questa cosa degli uffici stampa che, tolti quelli, dietro non c'è nulla? Qui in zona abbiamo avuto esempi di giornali che hanno pubblicato di alcune startup della zona che si sono gonfiate e sgonfiate nel giro di 4 mesi, e non le ha sgonfiate un professionista come te.
È come se si fossero dati la zappa sui piedi È da forte. soli. Come ne usciamo? E soprattutto, potremo mai uscirne? Ma come tutte le cose nuove c'è bisogno di sistemare e farsi gli anticorpi, quindi è chiaro che in un primo momento io lo chiamo il fenomeno della frontiera, no? Quando si partiva, si andava in America non c'era nulla e tu costruivi la tua casetta di legno senza permessi, autorizzazioni. Oggi prova solo a entrare in America senza green card, lì non ci puoi stare. Quindi è stato un po' una deregulation, come le AICO, il mondo AICO. Prima tu potevi fare Secondo raccolte me in non ce piccolo. ne, cioè dovremmo spiegarlo meglio il mondo AICO in due parole. Velocissimo. Prima tu potevi investire, potevi fare manovre, raccogliere denaro in criptovalute, ok? Quindi Bitcoin, Ethereum, queste, anche quella è stata una parola chiave che abbiamo sentito, no? I Bitcoin sostituiranno la moneta, ok? Quindi per un po' di anni c'è stata questa bolla deregolamentata dove tutti potevano fare tutto quello che volevano. Io potevo raccogliere, per farci capire, 50 milioni in Bitcoin, ok, 50 milioni in Bitcoin, senza avere neanche i passaporti di chi me li dava, l'identità di chi me li dava, e potevo cambiarli e spenderli come volevo. Ammesso che riuscivo a cambiarli, che c'è poi un discorso di difficoltà con le banche. Poi dopo è arrivata la regolamentazione e diciamo è finita un po' la pacchia, quindi È un bisognava po' come la raccogliere. raccolta tramite crowdfunding, che adesso l'Italia si è dotata di una Benissimo. Ma regolamentazione non per. è sempre così. Poi si è creato tutto un ecosistema di flora e fauna, di startup showbiz, quindi chi guadagna con la presentazione delle startup, che può andare anche bene, ma per me in Italia è ridicolo pensare che possa essere un settore milionario, perché è un settore che soffre di nanismo e credo che soffrirà sempre di nanismo a livello di venture, a livello di fondi. Dobbiamo ragionare, secondo me, sul pochi ma buoni e sul creare tanta informazione su quei pochi ma buoni che ci sono, perché ci sono. Pochi, ma buoni che ci sono, perché ci sono, ma il problema è questo: che se io devo portare avanti un ufficio stampa, un'agenzia di comunicazione che vive sulla promozione delle startup, io devo presentare ogni startup come l'idea disruptive, come la cosa più figa del mondo, come una roba che spaccherà. Ma ascolta, siccome averti qui per me è un onore infinito, perché leggo qualsiasi cosa tu scrivi, anche eventualmente se pubblicherai un selfie in un aperitivo io lo leggerò uguale. Germano Mile, ti dicevamo, è un giornalista del digitale, un giornalista professionista. Io ti chiedo un'altra cosa, perché proprio qualcuno in queste 60 e rotte puntate avrà capito che ce l'ho un po' con i vari guru, le startup, il nuovo Steve Jobs, non finirò mai di dirlo, state attenti a tutto, ma io sono un giornalista qualsiasi. Mi arriva un comunicato stampa di una startup che ha raggiunto il valore di mezzo milione di euro. Allora, io, Gabriele Gobbo, salto sulla sedia se mi dicono in Italia mezzo miliardo di euro. Posso dire, beh, cazzo, questa notizia la leggo, ma mezzo milione di euro lo fa un chiosco sulla spiaggia a Lignano Sabbiadoro vendendo granita e gelati in un'estate, no? Perché i giornalisti normali, o comunque i blog, o comunque tutta questa questo humus pubblica notizie che, leggendole, è come dire un grande campione calcistico ha fatto addirittura 5 gol in una stagione. Non è un po', è il nanismo di cui parlavamo prima, cioè sono notizie autocostruite, ma fatte anche male. Sì, ma in realtà io ti direi magari pubblicassimo solo notizie di chi dice di valere, prima attenzione, tra differenza tra valore e fatturato, valere 500.000 euro, vuol dire che non vali nulla, perché ti dico che la startup che sto per lanciare, che ha una piattaforma con un testing con 100, cioè 560 iscritti e 100 transazioni, è stata valutata quasi 1 milione di euro. Quindi, ed è una startup che, cioè, non ha praticamente depositato neanche il primo bilancio. Tutte le startup in crowdfunding, quelle che vanno in equity crowdfunding, se non hanno una valutazione di almeno 1 milione di euro, non vanno in crowdfunding, perché non conviene, significherebbe cedere troppe quote societarie, no? Quindi dare troppo potere agli investitori, troppe quote, cedere troppe quote agli investitori. Quindi le valutazioni, per dirci, facile, wow, per quanto siamo in Italia, quindi un micro mercato, non siamo in America, non siamo neanche in Francia, perché anche con la Francia abbiamo un gap enorme. Una valutazione che ci deve far sobbalzare deve essere almeno di 7, 8, 10 milioni per una startup. Allora lì possiamo iniziare. Oppure possiamo pensare a una valutazione più bassa, ma di una startup che ha effettivamente un enorme potenziale. Per rispondere alla tua domanda, perché le pubblichiamo? È sempre gli stessi motivi: o ci hanno pagato,
Quindi ci hanno dato i 100 euro, 150 euro per il pubblico nazionale, quindi lo pubblichiamo a seconda delle tariffe che abbiamo. Oppure pensiamo che quella notizia sia interessante, facciamo click, con i click guadagniamo dei bandierini, per quanto sempre meno, che pagano sempre meno, e i giornali online, io sul mio giornale non ho più pubblicità, io sono uscito, io vivo di donazioni da parte di chi stima il nostro lavoro. Non è un modello di business sicuramente, perché voglio dire, non puoi fatturare milioni di euro con le donazioni, però penso sia l'unico modo per avere un tipo di stampa che guarda veramente all'interesse di chi legge, quindi vuole farsi leggere, ma devi sapere che quando tu sei sotto agenzia, no? Quindi devi fare un tot di visite al giorno obbligatoriamente, e se ti mancano 3.000 visite, tu ci devi mettere l'articoletto virale a chiappa click, perché sennò non ci arrivi a quel monte visite che devi fare giornalmente. Quindi ci sono dei meccanismi un po' perversi, purtroppo, nell'editoria digitale, che sono addirittura più perversi di quelli dell'editoria tradizionale, che vivevano di copie, no? Quindi gonfiavano il numero di copie vendute, il numero di copie distribuite, perché in base a quello avevano i fondi pubblici e in base a quello erano più importanti. Sul web si gonfiano le visite, le pagine viste, e se parli anche con grossi editori. Conosco praticamente tutti gli attori che lavorano nei grossi editori, che dicono che loro hanno degli slot, devono fare tot mila visite al giorno. Come avete visto, l'Italia del digitale sui giornali va a gonfie vele dal vivo un po' meno, ma devo dire che ci sono, come abbiamo avuto occasione di dire, anche dei bellissimi esempi. Una battuta su questa cosa del vogliamo che l'Italia sia realmente locomotiva del digitale, è plausibile? È plausibile, sicuramente con degli attori della comunicazione più seri e attenti e quindi credibili, perché un sistema cresce quando è credibile, quindi quando ha la fiducia non solo di operatori di settore, quindi dei cosiddetti addetti ai lavori, evitare l'effetto bolle, no? Quindi del parlare, del gonfiare eccessivamente le realtà che non meritano tanta sovraesposizione mediatica, e poi, signori, banalmente, in maniera grezza, i soldi. Cioè, per sviluppare questo sistema ci vogliono soldi, molti milioni di euro, miliardi di euro, non milioni, per metterci al passo con le altre. Quindi è possibile, a patto che i rubinetti dei finanziamenti siano aperti. Poi l'Italia è un paese a sé stante per la gestione dei finanziamenti, soprattutto quando parliamo di sistemi misti pubblici-privati. Sappiamo, noi siamo tradizionalmente bravi a inventarci soluzioni creative, diciamo, no? Diciamo così, creative, siamo molto creativi nell'inventarci modi per prendere fondi dalla Comunità Europea. Ci sarebbe da aprire un altro dossier sui fondi della Comunità Europea trafugati o usati male. Ma devo dire che non siamo neanche tanto bravi, perché se l'80% rimane là, non siamo capaci di farceli E quel 20 che prendiamo spesso se per progetti truffaldini, voglio dire, ecco, è proprio un cambio di mentalità, di approccio culturale. Dopo aver sfondato i minuti a nostra disposizione, perché l'argomento è ghiotto, 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 allora, prima di tutto, il primo saluto a Germano Milite, grazie mille. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima. Allora, potete ritrovare questa trasmissione, questa puntata, sia in replica sul canale televisivo il venerdì alle 22, oppure su tutti i social network, su Spotify in versione audio, iTunes, Vimeo, YouTube, Facebook, chi più ne ha più ne metta, audio, video, partite sempre da fvgtech.it. Sapete che tra qualche settimana, qualche mese uscirà, se Dio vuole e troviamo la startup giusta, il magazine cartaceo che con la vecchia e vintage carta vi spiega il digitale del futuro. Ringrazio nuovamente Germano Milite, giornalista professionista del mondo digitale. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima puntata su FVG Tech. Grazie a tutti. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook, Vimeo e tutti i social network. www.fvgtech.it